Salve, oggi prepariamo un piatto un po' particolare, anche lunghino da farsi sinceramente. Facciamo delle frittelle di baccalà. Baccalà, ossia stoccafisso, perché per noi veneti è baccalà, ma è uno stoccafisso, ossia lo si deve baccalà secco, ossia il pesce, il merluzzo secco, e te lo si mette a bagno dai 48 alle 72 ore. Ce ne sono tantissimi tipi, e questo qui è un Wester magro per esempio. Lo facciamo bollire, ma non bollire tantissimo, ma appena appena questo riprende l'acqua, il movimento. Non fatelo bollire tanto perché mi diventa stopposo, duro. Questo baccalà appena è pronto, noi lo lasciamo raffreddare un minutino, poi lo passo al frullatore, in questo caso o nella macina, come volete, e facciamo una pastella assieme a tutto quanto, e facciamo delle frittelle che possono essere servite sia come secondo, ma anche come un gran bel antipasto. Eccoci qua, come vedete il nostro stoccafisso baccalà sta bollendo, quindi lo togliamo dalla fiamma. Scoliamo il tutto. Lo scoliamo e io ho il frullatore in un altro posto dove il cameraman non può arrivare. Per cui adesso lo vado a frullare. Ecco qua il nostro stoccafisso frullato o macinato, come volete, lo stesso. Io l'ho macinato in questo caso, ma abbiamo lo stesso identico risultato. Facciamo l'aggiunta di un uovo. Mettiamo un po' di pepe. Un po' di sale, e un po' di vino bianco. Adesso vediamo ancora se ne porta o meno, ma direi ancora un goccino. Iniziamo ad aggiungere della farina. E dovremo tirare un impasto abbastanza morbido, ma non troppo. Eccoci qua, ci siamo già, come vedete. Ecco, quando abbiamo ben lavorato il tutto, non facciamo altro che aggiungere un normale lievito, un baking, sì, un lievito, adoperate la bustina di lievito per gnocchi, per esempio, quello è l'ideale. Se per caso è ancora un po' troppo moscio, facciamo l'aggiunta di farina fino a raggiungere, come dicevo prima, una consistenza adeguata. Ecco, io ho fatto la prova se il mio olio era pronto, ed è pronto, quindi iniziamo le nostre frittelle. Io adopero un pallottoliere da gelato, se non lo avete non fate altro che prendere due cucchiai, li immergete nell'olio bollente e quindi fate la pallina.
Eccoci qua. Dobbiamo fare due giri. Queste sono le nostre frittelle. In questo l'olio deve essere sui 165 gradi. Ecco, va benissimo chi ha la friggitrice, che può farlo puntando a temperatura giusta. Chi non ha la temperatura giusta deve, come ho fatto io prima, regolarsi con un po' di farina e con la prima frittella, come al solito. Eccoci qua, le nostre frittelle sono pronte, quindi le ritiriamo e le mettiamo in una carta da cucina assorbente. Ora finiamo il nostro impasto, perché naturalmente lo dobbiamo finire. Tempo di cottura, ma se abbiamo la friggitrice direi che 3-4 minuti massimali, non di più. Una cosa un po' importante, ecco, se vogliamo che magari, diciamo, le vogliamo più morbide, più questo, più quello, queste sono croccanti, in quanto abbiamo messo il vino bianco, quindi mi rimangono belle croccanti. Però se noi le vogliamo più morbide, eccetera, fate, assieme alla polpa del baccalà, schiacciate dentro un paio di patate e continuate a formare la vostra pastella come avete visto. In questo sistema la patata rende la croquette ancora più morbida. Eccoci qua. Queste sono le ultime, le raccogliamo. Spegniamo il fuoco per l'olio. Stupende, peccato sempre che voi non possiate sentirne anche il profumo. Ecco il nostro piatto. Ottimo come antipasto. Se noi le facciamo più piccole di così, può diventare diremo così, uno stuzzichino per i nostri aperitivi, ma però quando sono belle grosse in questo sistema, 4 o 5 o 6 anche, è un gran bel secondo. Con questo mi sembra di aver detto tutto, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e come sempre a Dio piacendo, arrivederci a domani. Salve!